Victor Feguer. Negli anni 60 quest'uomo tolse la vita a un medico di nome Edward Bertels e venne arrestato in poco tempo. Non si sa perché non fece nemmeno un po' di sforzi per scappare o nascondere le prove. Comunque sia, è stato condannato nello stato dell'Iowa, dove nel 2017 avevano abolito del tutto questa legge. Come ultimo pasto chiese una singola oliva con il nocciolo. Niente di più, niente di meno. Passò la sua ultima notte mangiandola e parlando con un prete. Alla fine hanno ritrovato il nocciolo nella sua tasca e sembra lo avesse tenuto come portafortuna. O forse far crescere un albero in tasca, chi lo sa.